l'isola dei famosi, la gaffe di Rosa Perrotta sulla lingua italiana. Il web prende in giro l'ex tronista di Uomini e Donne. Non è passata inosservata la gaffe di Rosa Perrotta nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato nel quale è stata mostrata una missione che l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto portare a termine insieme alla compagna Elena Morali. Alle due naufraghe è stato consegnato un comunicato, ma né Rosa né Elena sono state in grado di leggere signor. Ra come signora. Cos'è Sigra? Sarà la sciamana, si sono chiese la Perrotta e la Morali. La gaffe di Rosa Perrotta, e quella litigata con Nadia Rinaldi. Una gaffe che ha fatto ridere il popolo di Twitter, che ne ha approfittato per colpire soprattutto la fidanzata di Pietro Tartaglione, che nelle prime settimane in Honduras si è vantata più di una volta di essere laureata con il massimo dei voti. In particolare, durante il famoso litigio con Nadia Rinaldi, Rosa non ha fatto a meno di ribadire: sono laureata con 110 e lode, l'italiano te lo posso insegnare. Critiche a Rosa Perrotta per la gaffe all'Isola dei Famosi. Tanti i commenti negativi e le critiche nei confronti di Rosa Perrotta dopo l'ultima gaffe all'Isola dei Famosi. E c'è anche chi l'ha paragonata a Giulia Dell'Ellis, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nell'ultima edizione del Grande Fratello V non ha brillato per la sua cultura. Punto che è sta sigra, boh, forse una sciamana, lo accetto solo da Franco, non da una che tira fuori la laurea ogni 3x2, ha ribadito qualcuno, subito seguito da tanti altri. Ma c'è pure chi ha preso le parti della giovane campana, sostenendo: tutti a prendere in giro Rosa, perché ha sbagliato a leggere, come se nella vita voi non sbagliaste mai.